E Svizzera, c'è di mezzo un lago, ma Lugano è un ricordo lontano. Serve magari per notare la differenza tra questa Inter e quella che fu appena due stagioni fa eliminata nel Canton Ticino. E allora Neuchâtel, stadio Maladier, di fronte l'Oxamax di un italiano, perlomeno di origine, Gilbert Facchinetti. Per questo fa simpatia e anche un po' paura. Quinto minuto, svarione di Simeone e Saint-Jacques è solo a tu per tu con Pagliuca, che è subito grande e salva. Inter che combini, verrebbe da dire, ma ci pensa subito Ronaldo a pareggiare le emozioni. E il sesto, il fenomeno mette il turbo e batte in velocità due avversari. Poi una spallata lo neutralizza, l'arbitro lascia correre. Ganz, che affianca in attacco il brasiliano, al decimo prende le misure, prova la botta ma non è preciso, fuori di poco. Il Neuchâtel, supportato da 8.000 tifosi, cerca ancora Pagliuca con Martinovic che prova il destro dal limite. Il portierone c'è. Simoni fa un cenno dalla panchina, Moriero inverte con Winter e gli svizzeri non si vedono più. L'Inter fa accademia, Ganz ha poca fortuna al 22esimo quando tenta il diagonale che finisce sul palo. È comunque un segno perché 25esimo, bravissimo Sartor a lavorare un pallone sulla destra, quasi dal fondo parte il cross calibrato per Moriero che sembra alzarsi in volo. Rovesciata e botta che sorprende Corben Beff, Inter in vantaggio. Moriero in quella rete aveva già segnato quando vestiva giallo-rosso. L'Inter nasconde la palla sino al break, ripresa e potrebbe essere subito raddoppio con Diego Simeone che manca un gol, diciamolo, facile, facile. L'Oxamax si scuote, cerca perlomeno un gollettino, ma deve fare sempre i conti con Pagliuca che al 15esimo para in due tempi. Gigi Simoni pensa alla Lazio, risparmia Moriero, dentro Berti. Il sinistro di Martinovic al 22esimo non fa male e si spegne sul fondo, il ritmo cala sensibilmente, l'Inter non ha alcuna intenzione a forzare, ma al 24esimo da un disimpegno di Simeone parte Ronaldo sulla sinistra, controllo e cross teso, velo di Ganz, tocco delizioso e sempre di prima intenzione di Djorkaeff per lo stesso Ganz che al volo realizza, praticamente tunnel al portiere, 2-0. Entra anche Kanu al posto di Djorkaeff e al 36esimo si avvicina al terzo gol. Non ha fortuna il nigeriano, apparso comunque più tonico e in palla. L'Inter batte l'Oxamax, l'Inter vince, convince e piace sempre di più.